Signori, stiamo tornando su GTA 5 in compagnia di Giampi e Stormy. Buonasera, buonasera, buonasera. Evento più unico che raro, incredibile. Da quanto? Da quanto? Ti faremo passare la voglia probabilmente solo con una gara. No, no, no. Ci giochiamo il nostro gameplay dell'anno con Giampi e Stormy, dopodiché ci ghosteranno per altri 9 mesi, per ovvie ragioni, dopo questo gameplay. Metto 50.000 euro su Giampi, te che vince tutte le playlist. Ma non è capito, ragazzi, non è una playlist. Facciamo di... una gara sola, non è che facciamo le vostre corse Matteo, malate. Matteo, sai leggere in alto? Ne fate 45 in un giorno. Una ne facciamo. Ma ragazzi, dicevo, è estremamente bianca questa gara. Cazzo, in Trentino. Siamo coi go-kart con la neve. Cioè, già abbiamo due handicap per la stessa partita. Tu ne hai tre, già. Non ho capito. L'aggiornamento di GTA con la neve l'ha messo pure nelle nostre gare. A quanto pare. Che merda. No, raga. Ma come cazzo faccio? Allora, ragazzi, vabbè, troppo, non mi avete detto che c'è sta la curva. Vabbè, primo in classifica, eccolo qua. Ma mi sono già incagnato, non è possibile. Ti spingete? Grazie. E ora a me chi cazzo mi spinge? Giovanni. Camper, la puttana del porco e di quel cane? Matteo, però non devi bestemmiare. Senti la riverenza nei nostri confronti, perché non si azzardano a insultare le madri. Incredibile, che passo avanti. Allora. Grazie, Stormy. Allora. Qua c'è delle frecce. Aspetta, facciamo cadere Stormy. No. Cosa dobbiamo fare? Raga, ma come facciamo? Devi passare attraverso la Madonna. Stormy, è un po' puzzle game. Vedi, sono delle frecce, segui le frecce. Ma porco... Ci si butterà dentro di qua in qualche modo. Io non ce la faccio mai, però vabbè. No, vabbè. Dio, ho preso il muro, fratelli. Ragazzi, come? Allora, potete bestemmiare quanto volete, ma tenetevele per dopo. Queste qui sono le parti facili. Allora, è vero, non sono ma facili queste parti. Facili? Cosa cazzo c'è di facile? Ce l'hai fatta, Stormy? Ce l'ho fatta. Io no, porco. Perché sono mezzo indiano, ragazzi. Porco. In che senso indiano? Faccio i tutorial alle 8 di mattina. Ah, pensavo zappassi a terra con un bastone. Conosciamo altri indiani, a quanto pare. Vi aspetto qua, ragazzi, vi aspetto qui. Larga. Sì, ma se mi... Caver, sei un mezzo ai coglioni. Io ero avanti rispetto alle cazzo di precedenze. Eccolo là. Eccolo. Ce l'ha fatta Giovanni, non può... Niente. Camper. Il mio go-kart è più grosso. Addio. Jumpitech è la propensione al fallimento. Di nuovo. Attendiamolo. Ah, Jumpitech dov'è? Io dietro di te. Perfettamente dietro di te. Ero dietro di te. Sei cascato. Come fatto a cascare da lì? Ce l'ha fatta Camper, Jumpitech, non puoi non farcela tu. Ragazzi, c'è una roba, una non posso dirlo. Minchia, Spawn, sei il morri di turno. Ma che cazzo vuoi? Ma di solito sono indietro di 40 minuti. Adesso sono stravicino a voi. Appunto, per questo sei il morri di turno. È un record. È il murri con i capelli. Che ti ha preso la morrita. È messo. Ma che cazzo adesso vola? No, però bisogna prendere al volo un centimetro quadrato di strada. Auguri. Prendete la rincorsa del tutto. Prendete la rincorsa del tutto dal muretto. Certo che farvi spiegare le cose da Giovanni è grave. Raga, ce l'ho fatta. Raga, ma proprio l'uccellone in punta. Porco. Quasi. Comunque Giovanni che si arrabbia non l'ho mai visto, ragazzi. Io spero di beccarmelo oggi. Io sono il più pacato, però ogni tanto succede anche a me su GTA. Devo dire la verità. Ok, no, rimbalza. Trickshot, signori. Ce l'ho fatta, non so come, ma... Bravissima, passa qui, Camper. Con estrema accuratezza. No! Ce l'ho fatta, Spawn, non posso non farcela io. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Chi è questo? Vai, Jumpy, muoviti, Camper, muoviti, Camper, muoviti. Camper, io ti butto giù, sbrigati. No. Orco 2. Hai sbagliato una vocale, Jumpy. Dormi, vuoi cadere? No, Giovanni. Guarda Giovanni, veramente. Che spettacolo raccapricciante. Sì, molto grigio effettivamente. Ma per caso lì c'è l'Inps? Non riesco a fare una curva, non riesco a fare manco una curva. Ma sorry, vai avanti tu. Vi siete fermati a fare... Non riesco a fare manco una curva. Il modello per la 104? Ma aspetta. Non posso andare né avanti né indietro, ha la trazione posteriore sto go-kart. Ragazzi, è bloccato, forse così? Vabbè, andiamo a vedere che c'è qua avanti. La mia trazione posteriore è nel nulla. Ora sì, ecco, vabbè, veramente. Venga, Jumpy. No, dovete aspettarmi. Aspetta, domanda, no? Ma ha senso fare tutta sta parte in questa maniera? Boh, non lo so, forse per romperti il cazzo. Non posso prenderla da qui. Oh sì. Infatti, cioè, potevo skipparla quella parte. Ma penso che non è la velocità. E invece sì. Come no? E invece sì. Era inutile quella parte. Ma non li aspettiamo i due coglioni? Ma no, tanto c'è Stormy a fargli compagnia. No, un attimo. No, io sto aspettando Giovanni, ragazzi. Vedi, ma sto go-kart fa merda. Stormy sta facendo il maestro di sostegno. L'insegnante di sostegno, anche se non ha bisogno, Giovanni. Ma come si fa l'ultima curva? Giovanni, allora, è molto semplice. Ma quanto cazzo sei andato in alto? Scusa, ma che cazzo hai? Che cazzo hai? Magari il boost. Ha messo le ali. È questo che si schippa? Sono questi su e giù che si schippano? Porco... Sì, esatto.
È cascato già, non l'ho manco visto. Sì, sì, perché sono andato troppo veloce. Mi sono distratto 2 secondi ed è sparito. Puff, magia. Vai Giovanni, sono qui, devi solo tirare dritto, è molto semplice. Sì, 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 grazie Matteo. Hai veramente un futuro come personal trainer, Stormy. Come pilota, 1-2, come motivatore. Chissà perché ci sono gli alberi di Natale al contrario. Perché è un po' fascista lui. Questa cosa, sì. Sì, per essere inclusivi anche con i fascisti, sì. Ma dov'è che c'è un albero testa in giù? Scusate, io li vedo tutti dritti. Giova, siamo un po' più avanti, non so come dirtelo. Ma vi vediamo, aspettate un secondo, potete aspettarci. Adesso la parte sembra banale. Questa parte è noiosa, intanto la skippiamo. Tanto ci raggrupperemo come al solito. Arriverete al punto in cui vi bloccate, in cui esatto. Voi avete 35 minuti di esperienza, noi 0. E noi rimaniamo indietro perché non abbiamo fatto la vostra stessa esperienza. Giusto. Allora, voglio sulle strade dritte. Hai detto che era banale. Ma dovevi tirare dritto, Giovanni. Ma come fai? Io nei videogiochi di parkour non sono forte. No, tu nei videogiochi che non siano LOL, punta e clicca. Perché su LOL è forte. Cioè, su LOL è apprezzabile. Ma su LOL vi batto a voi, ma voi non fate un termine di paragone, ahimè. Io ho cominciato a giocare a LOL con Stormy che diceva fare le 1v1 e mi batteva. Ce l'hai fatta? Ma come cazzo hai fatto? Non lo so, a caso, Jumpy, però non ho continuato il warrun e questo potrebbe essere problematico. Dio. No, warrun, non ditemi warrun. Come al solito, mi giro, non lo vedo, sento una bestia e mi dico, ah, è caduto. È cascato. Cacchio, raga, ma voi siete avanti veramente troppo. Vabbè, adesso ci arriviamo, Matteo, tranquillo. Tanto se... noi siamo alla parte bestemmiosa. Minchia, mi sa di sì, buttanaggia. Scusa. Scusa chi è, signore? Tranquillo, non esiste. Ah beh, ci hanno raggiunto. Perfetto, siamo alla parte bestemmiosa? Penso di sì. Ok. Dio. Eccolo. Raga, c'è la neve che ci fa scivolare dal wall ride. La neve, hanno aggiunto la neve con l'aggiornamento e non ha facciato la mappa. Ma no. Giller. Poi 6 mesi fa, quando abbiamo visto la copertina di questa mappa, sembrava così bella, mo nevica, fa cagare. Non è buona per l'algoritmo di YouTube, ragazzi. Non è abbastanza colorata. Non è per bambini. Meno della metà, dai, secondo gira, me. Sarà sì. Ma Giampi, ma porco. Ma se devi andare in corsa tutta lunga, perché tu la prendi corta e mi intralci? Dio. Ma Dio. Okay. Non è possibile. No, non è possibile. Questa è Jumpy che porta sfiga, secondo me. Nel senso, non è possibile che ogni volta che c'è Jumpy ci impieghiamo 2 ore per fare un parkour. Non è possibile. Non è colpa mia se ricerchi belli ardui. Allora, uno alla volta. Porco. È buona. Non è buona, fra. Ma quando mai? Ma c'è la neve. C'è la neve, vanno a scuola. Ok. Oddio, no! Camper. Non bisogna curvare, quello è il problema. Allora, qua devi avere proprio gli occhi a mandorla per farla, ragazzi, è impossibile. Dio. Guarda, dove stava il mio muro? Ha fatto tutto da solo. Ce l'ho. Niente. Bisogna fare tutto d'un fiato, ragazzi, tutto d'un fiato. Ok. Come fai a uscire tutto d'un fiato decentemente? Dio, raga, ce la sto per fare. No, raga, è impossibile. Dio. Grazie Stormy per aver frenato la mia caduta probabile. Il muro. Raga, comunque non bisogna mai curvare sul wall ride, ecco. Sì, bisogna arrivarci anche però. Sì, devi arrivare con un po' di velocità, Giampi. Però bisogna arrivarci con un po' di velocità e quello è il problema. Non è possibile che siamo già bloccati adesso. Quanti checkpoint mancano? 26, ne mancano 11. Porco, siamo forse a metà. Allora, devo fare una cosa, guarda. Così. Alt F4. Okay. Quello bisogna fare, Dio. Raga, non curva, non va, non abbiamo abbastanza velocità, Giampi, non abbiamo abbastanza trazione. Guarda, vedi. No, dai, ma io sono un fallito. Sono un fallito. Ok, fin qui. Ma raga, ma sapete che secondo me è tutto uno scam? Sì, c'è la neve. No, non è possibile farlo, raga. Bisogna buttare analogico in giù mentre passi da uno all'altro e forse riesci a mantenerlo. Bisogna buttare il gioco, le bestemmie. Un sacco di altre cose si possono buttare. Jumpy, usa il tuo neurone che hai, per cortesia. Un attimo. Usalo tutto. Ci sto provando, compagno. Non devo carburare. Stiamo affidando a Jumpy, che è a posto così. Oh, testa di cazzo. Ci sono. Dio, no, guarda, no. Porco, guarda, sei il maiale. Oh, Jumpy ce l'ha? Dio visti. Giova, ma ti rendi alle palle? Ma sto facendo, è il mio turno di fare il trick, mica il tuo. Grazie per avermi fermato in piedi. Ho preso un Jumpy al volo. Aiuto. Vabbè, basta. Autoscontro, figa. Porco, oddio, Giovanni. Stavo andando a cannone, l'ho fatto benissimo. Puttana. Ma ragazzi, secondo me... Vabbè. Oh, chi è
in rosa. Io ragazzi, sono indiano. Ce l'ho fatta. Si può fare, si può fare. Sì, ma raga, ma non abbiamo abbastanza poi velocità per tenere il go-kart sul warrun. Esatto. Lo so. Ma mi sa che raga, sta cosa qua è per la neve. No. Ma non c'entra una ostia la neve. No, la neve vedi che toglie grip, testa di merda. La neve sì. Ma è una texture, non è una cosa aggiunta. Non è vero, non è vero. Vedi che toglie il grip la neve. Pure nelle gare. Ragazzi, indovinate chi ce la sta per fa? Non okay, tu. Allora. Sicuramente non tu. Sì, ma perché ho fatto una curva e non bisogna curvare. Guarda, ho fatto alla fine di Paul Walker e bippa questa no, cosa. No, mi dissocio assolutamente, signori di YouTube. Paul Walker è il mio numero uno. Cioè, è la cosa meno grave che avete detto finora e avete bippare Paul Walker. Vabbè. Ma Cristo, assolutamente. Dio. No, bella gara, ragazzi. Bella gara. Bella scelta di merda. Ma se modifichiamo l'orologio, magari togliamo la neve? Non una cazzata, adesso i server, coglio. Ma dici che sia quello il problema, no? Ah, sì. Ma non è la neve. Non possono fare un set di gare che funzionano 6 mesi l'anno. Cioè, non ha senso. No! Dobbiamo usare il 100% la nostra skill. Ce l'ho! Oh, tocchi la curva e vai a puttane. Vedi. No! Minchia, non ci posso credere, l'avevo fatto. Ma ragazzi, no. Ragazzi, non esiste il checkpoint dopo questo. Ce n'è un altro uguale. Sì, la madonna. No, ma ragazzi, è impossibile. Se c'è anche un altro, ma cazzo facciamo? È impossibile. Ma no, ci sarà un checkpoint. Dio, caro. Guarda qua, camper. Guarda, vengo al dirigibile. Io non ne vedo checkpoint. Puoi vedere che è la neve il problema. Raga, per forza è la neve il problema, secondo me. Ma proprio per forza. Vi è dato pensare che noi siamo degli stupidi coglioni. È la neve. Ok. No, raga, è impossibile, madonna. Bello. Alzati. No, porco Dio. Alzarmi, sei ribaltato. Raga, se non dovessimo mai finire questa gara, io vi propongo di tenere il registrato. E tra 6 mesi, quando tolgono la neve, continuiamo da qua. La rifacciamo. Sì, io approvo totalmente. teniamo la prima parte. Ma in realtà la neve la tolgono tipo a gennaio. 6 mesi dopo. Ragazzi, sono passati mesi. Siamo tornati qui senza neve per finire questa cazzo di gara. È scomparsa la neve. Estate. Cioè, l'avevamo presa talmente sul personale che abbiamo preferito aspettare 2 mesi piuttosto che cambiare la gara. Esatto. E il che va bene così. Guarda che facile. Non ci posso credere. È automatica, ragazzi. Beh, raga, il primo try dovete farlo, eh. Vai, camper, è super easy. Anche lui non pensa alla figa come me, è pazzesco. Raga, l'ho fatto al primo tentativo. Quasi. No, ma sei andato fuori. Sei andato fuori. Con chi stiamo giocando, Jumpitech? Cioè, pazzesco. Non hanno imparato niente. Senti, ma ti rendi conto che abbiamo perso 40 minuti della nostra vita a causa della fottuta neve? Un pomeriggio, altro che. E poi aggiungo che sono stato anche 2 giorni incazzato come una iena. Perché vola? Ma più basso. Ma Giovanni, ragazzi, non è cambiato niente. Giovanni c'è in pista. È in pista. Vai, ma Giovanni non cambia un tasto dell'acceleratore, quello a destra, Giovanni, eh. Camper, vai basso. Stai lì, camper, vieni dritto. Dritto. Vabbè, affanculo, Jumpy. Dai, è 4 volte che faccio quel run. Mi stampo sempre su qualcosa di diverso. Ma dopo è da rifare un'altra volta questa cosa? Sì, assolutamente. Sì. Senza checkpoint, soprattutto. Sì, compa. Non c'è checkpoint, raga. Dovete farlo preciso. Sì, vabbè. Infatti, inutile che li aspettiamo, Stormy. Cioè, perché altrimenti è un casino. Ci sono. No. Dobbiamo aiutare camper, aspetta. Ti devo provare. No, così mi butti giù. Okay. Così mi butti giù. Giusto. Perfetto. Guarda che roba. Oddio, ce l'ho fatta, raga. Vi aspetto qui. Fallo con due try chill. No. Vai, camper. Ah, cioè, così, easy, no? È facile, una cavolata. Attento, qua devi arrivare a cannone, camper. Dall'alto, devi entrare nel tubo. Bravo. Vabbè, ok, easy. Bravo. Ma cosa ho preso? Il muro invisibile? Non lo so. Ce la faccio. Sì, ma Giovanni, questo qua non riuscirà mai a farlo. Sì, ora Giovanni ci aspetta. Beh, Giovanni, che cazzo se ne frega. Vado a farmi un caffè, raga. A dopo. Anzi, io vado a cena fuori e sicuramente Giovanni sarà ancora qui. Ci vediamo qui. Dopo, raga. Ci vediamo. Io alle 7 devo staccare, considera Giovanni, eh. No, tu stai qua, porco. No, io alle 7 devo andare, Gian Pietro. No, sono serio. No, andare, Dio. Ce l'ho fatta! Deve fare anche il secondo. Deve fare ancora il secondo. Checkpoint preso, intanto. Giovanni, sì, infatti, però. In alto, porco. No, non mi farei cadere, Dio. Io ho fatto niente, mi stavo girando. Volevo andare a vedere l'altro iNube, quello scarso. Dai, Giovanni, dai, eh. No!
ecco, niente, appunto. Niente, raga, ve l'ho detto. Vabbè. Niente. Jump, intanto registriamo il tuo video mentre lo fa questa gara. Sì, al tab, apri un altro GTA 5. Dai, Giovanni. Okay. Vabbè, Jumpy, prenota le vacanze di Natale, per favore. Andiamo a sciare. Ogni volta che muoio perdo un familiare. 10 sub. Perdo no, familiare. mi dissocio assolutamente. No, no, perché mai Giovanni questa cosa così, ecco, crudele? Così mi devo motivare. Così arriva la verità, non devi più lavorare. Ma figa, no? non è motivante. Ma scusa Camper, ma qual è l'utilità di Giovanni che arriva a fine gara? Non ha senso. Ah, pensavo l'utilità di Giovanni nel canale, me la domando anch'io effettivamente. Zia Enrica, lo faccio per te. Ce l'ho fatta. Ho salvato un familiare. Grande, vedi, Giovanni, devo motivarmi grande. In qualche sei modo. Sei nel tubo? Sei nel tubo o ancora nel... Sono la testa in giù però. Mm. Vabbè, quello può succedere. Poi? Beh, dipende che braccio alzi. Mi dissocio assolutamente. Oh, ok, ci siamo. Ora sono al secondo try. No, porco... Stormy è la madre puttana. Scusa, Jumpitech. Zia, io non voglio che tu muoia, anche se l'eredità è buona. Basta, che fastidio. È noiosetta questa parte. È proprio quelle parti lente... Noiose, fastidio. Giovanni è ancora al primo coso. Giovanni sta giocando a GTA 4. Ti ho fatto la stessa battuta. Vai Jumpitech. Bravissimo, il più forte del mondo. No, Jumpy, bravo. Non mi puoi far rallentare mentre sono in salita, che poi non mi riprendo più, ecco. No, puoi andare, vai indietro, ce la rifai, non cadere, ce la rifai. Una parola, non cadere. A me sembra di essere sull'altalena. Vai. No, mi sono fermato per sbaglio all'ultimo. No, Camper, no, cazzo. No, piano, dai, retromarcia. Come fai nella real life, Camper? Ah, no. Com'è? Come faresti nella real life, retromarcia? Cioè, scendo dall'auto e faccio fare a qualcun altro? Guarda, io premo il triangolo per... Bravo. No, Camper, ti prego. E tutto sto casino è nato perché io ho dovuto frenare per Jumpy. Tutto sotto. Vai. Sì, buono. Troppo forte. No, Dio. Dai, no, è possibile. Ragazzi, io sta parte la comincio a odiare, sta parte. Ma parliamo di spawn. Dov'è spawn? Lo guardiamo da qui che lo vedo. No, in acqua. No, spawn. Ma come cazzo è che hai le mani così fucilate? Posso dire? No, veramente, sparate. Hai le mani sparate. Io non sono un joypad player. Riponevo fiducia su di te, Camper. Mi stai deludendo. Quindi tutti quei video che fate su GTA sono fake con i gameplay presi da internet. Sì, in realtà io commento e... Sono falsi. No, durano 3 ore. Guarda! Ce l'ha. Niente, ma sempre niente. Qui! Ma 40 volte sullo stesso punto, porco... Sono leso! Non ho capacità di apprendimento! Ma com'è possibile? Ho 40 volte sullo stesso cazzo di punto! Cosa hai sbagliato in quel punto? Non capisco! Questo è il nervosismo, deve essere meno nervoso. E sono tiltato, sì, sono tiltato. Esatto. Ma questo è impossibile, Pietro, ma c'è un muro invisibile. Oh! Ce l'ha. Mi vendo a piangere. Bravo, piano. Mi vendo a piangere. Camper, questa è la parte facile, ci siamo. Ma anche quella di prima era la parte facile, solo che ogni tanto mi prende la spawnite. Ma torniamo a Giovanni. Giovanni, ragazzi. Giovanni è sempre qua, ogni tanto finisce testa in giù, quindi deve resettare. Ma Giovanni ce la può fare. Questa volta muore il cane se Giovanni non ce la fa. Salta il secondo, bravo Giovanni. Bravo, vai, adesso inizia ad andare in alto, bravo coglione. Ce l'hai fatta. Ho salvato il cane. Sì. Ce l'ha fatta. Ci ho messo 31 minuti per fare un wall ride. Madonna, 30 minuti. 30 minuti. Ho realizzato anche il video di Murri. Sì, di solito Jumpy e Murri fanno 3 video in mezz'ora. Certo, ragazzi. Ma Andrea si è bloccato sui semicerchi? No, su quello dopo che è più difficile. Bello, mi è piaciuto. Sentita. Non ho capito che è successo. Sono onesto. Levati, Cribbio. Ma levati dal cazzo. Jumpy, devi prendere un po' di velocità, addio. No, non serve tanta velocità. Perché tanto bisogna solo stare su questa piattaforma bianca. Esatto. A questo punto. Un altro camper, vai, figa. Oddio, ho preso la tua scia, no. Avevo preso la tua scia, sono andato in altissimo. Merda. No, ciao, Stormy. Ho missato, porco due, se non quello sapevo. No, non l'hai missato, l'hai preso in fronte. Che è un classico di Stormy, prenderlo in fronte comunque. Ok, ci sono. Ah, ma bisogna farlo 3 volte. Oh, merda. Oh, shit. Oddio, ce l'ho fatta. Oddio. Ce l'hai fatta, Pietro. Porco due. Ma? No, non ci posso credere. Per il terzo bisogna prendere un grande rincorsa, ragazzi. Grande ringorsa. Ok, ho fatto 2 punti tibetani, non c'è... Oh, checkpoint preso. Easy, bro. Ragazzi, adesso vi aspettiamo. Qui ci sarà da ridere. Vi voglio vedere sudare e bestemmiare.
Checkpoint preso, ce l'ho fatta, porco. Bravo, camper. Adesso vi è qua. Ok, ora gli alberelli, una cazzata. No, non gli alberelli, no, devi fare il giro tipo dentro il cerchio. Devi cadere dentro il cerchio e poi uscire. Ti faccio vedere, guarda. No, no, guarda Matteo Valente. Aspetta. Ecco. Ah, ok, ho capito. Ho capito, guarda. No, no, è facilissimo in realtà. Dai, prendi. Niente. Ma fatta fare il primo tentativo, Jumpy. Cioè, è una cazzata. No, ma è abbastanza mezzo. Capito il meccanismo. È proprio una gran baccata di merda. Ok, il primo l'ho fatto. Ok, uguale, sì, al contrario. Adesso vai al secondo. Ah, bravo. Vabbè, allora devi andare subito a destra e scendi. Bravo, bravo, accelera. Poi a sinistra. E qua. Sali. No, bravo. No, troppo cazzo. Cancro. Ce l'aveva, raga. No, scusate, non volevo. Questa è uscita, raga, dal cuore. L'ha presa dal cuore e l'ha tirata via. Andiamo a scoprire cosa c'è qua. Bravo camper. Bravo ormai camper. Ormai ho masterato. Te mi tolgo, che però se mi impatti, ormai bravissimo. Ormai piano. Raga, i ponti tibetani, ma c'è. Ma non è possibile. No, cioè, Non è possibile. Ma ho raggiunto quel coglione di camper. Coglione. Oddio, no, Andre non puoi. Minchia, se ti batte Stone. Scusa, Giova. Sono all'ultimo turbo, se lo faccio, ah, beh, ti raggiungo. Camper, mi fai vergognare di tutto quello che ti avevo insegnato in questi 45 minuti. No, serviva più rincorsa all'ultimo turbo, ecco, non me appunto. L'avete detto, bastardi del cazzo. No, ma dopo è tutto semplice, pare che sia tutto abbastanza ezzo. Quel fallito di camper, raggiunto. Dammi la attenzione. Sì, ti do anche la spinta, tranquillo. Vabbè, mi devi dare la spinta per forza di cose. Sono qui. Jumpy, puoi venire? Ma perché se ne andiamo avanti quando servite, bestia? Ma noi siamo lì, raga. Io non mi muovo da qua. La mia spintarella? Niente. Figa, raga, si è fatto camper, godo come un bastardo. Guarda. Ah, se ce la fa, se lo monta da solo il video. No, allora. Bravo camper! Forza camper! Vai. Bella camper. Fallo un'altra volta io adesso. Aspetta, stormi tutte cose che possono fare la vita. Preso, vaffanculo. No, no, no. Bastardo di merda. Cuino. Porkmoz. Vabbè, dicevamo, sta parte come cosa bisogna fare? Tirare dritto? Sì, qua devi andare sempre dritto, di andare a cannone. Ok, let's go. Basta che vai molto piano e lui ti grippa, vai. Quanto piano? Molto piano. No, non dice a te. Porco v'ascolto, vi ho metto i tappi nelle orecchie. Ma Giovanni sta in silenzio perché sta cercando qualcuno che giochi al posto suo. Ho le righe dei miei figa di copertoni. Sempre lo stesso errore che faccio. Sempre lo stesso. Mi si fa il 360 e cado. Dai, adesso qua dovrebbe essere easy. Qua è tutto giù, veloce. Bravo camper, bravo. Bene, arrivato. Ora, per salire poi nell'altro, siccome non ha troppa accelerazione il kart. Ti fermi, premi il freno, acceleri, dopo 2 secondi lasci il freno tenendo il tasto accelerato e ti sale a cannone. Quindi fare il burnout. Okay. Devi fare il burnout, bravo. E ti sale proprio tranquillo. Piano piano e lo fai tutto. Considera che abbiamo finito, eh? Sì. E io. Tu fai schifo. Giovanni, chiedo tu scusa sei ai telespettatori. Ma Non cadere, concentrati. Sì. Di rifarla Andrea, più di una volta. Momento. Piano. Non c'ho. È il tuo momento. Voglia. Perfetto. Vai, Andrea. Piano, vai. Piano. Sì, non ti emozionare. Calmo, non ti emozionare. Al primo try. Porco. Andiamo, via, ragazzi. L'abbiamo. Via. È finita la gara? Sì, c'è sull'ultimo pezzettino. No, gli ultimi 2 checkpoint. Sì, ma dovrebbe essere abbastanza ezzo, dai. La cavalcata trionfale? Bisogna arrivare. Sì, tipo la cavalcata trionfale, questa, raga. Direttamente andare dritti, credo, e basta. Figo. È tipo automatico. Ah, qui retromarcia bisogna andare. Bro, è praticamente. Oddio! Retromarcia sta. Questo è retromarcia. Immaginavo. C'era un cartello. C'è anche il cartello, esatto. Matteo solitamente non li guarda i cartelli. Ma? No. Difatti, poi prende le multe in Sardegna. Tutto ZTL, porco due. In Sardegna dovrebbero mettere qualche cartello in più, forse. Figli di puttana. Io devo andare avanti. Dai, camper, però, Cioè, io ho bisogno di fare. Minchia, si vede che non ha la patente, comunque. Io ce l'ho la patente, Stormy! Porco due, si vede che non guida. Guarda, che roba. Sono caduto io. Andrea, penso ti sia scaduta la patente quest'anno, comunque, Vabbè. Controlla un po'. Un documento importante. Cazzo, è vero, Pietro, ma noi scade la patente l'anno prossimo. Ma io l'ho rinnovata, coglione. Ma quanto costa rinnovare la patente? Devi farti la visita agli occhi. Costa pure. L'ultima volta che ho fatto la visita medica per la patente, mi hanno detto: si levi gli occhiali. Fatto, mi dica che lettera è questa. Non ci vedo. Ma come non ci vede? La prima riga. No, non ci vedo. Ma lei dovrebbe mettere gli occhiali. Infatti li porto. Me li ha fatti levare lei.
Comunque, ultimo checkpoint. No, dai, no, o penultimo, ragazzi. Ok, sono all'arrivo. Ce l'abbiamo fatta, godo. Giovanni uno schifo. Godopoli. Dai, guarda che sono arrivato praticamente agli alberi. È un buonissimo punto per me, per le mie classiche gare, eh. Godopoli. Godopoli, meno 15. Oh. Oh, aspetta, eccola, Godopoli. Aspetta, cheat. Bisogna fare centro. No, oddio, ma davvero non ce la fa? Oh, centro, quasi. Devo entrare nel buco. Però ce la potrei fare adesso. No, è il salto del coccodrillo. Siamo tornato. È lui. Ce l'abbiamo. Madonna, già Piero, vince la gara, numero grande, uno come sempre, il migliore. Anche io, cazzo, il migliore. Spawn, mi dispiace, sei un perdente fallito. Ok, vaffanculo, godo. Attenzione, Camper, potrebbe non finire la gara, 24 secondi, tipo per il timer. Oddio, potrebbe andare nei puntelli. Guarda, ma io, vabbè, che palle. No, vabbè. Cioè, non avete manco aspettato. Ma sei un... No, vabbè, ma io, Camper, io ti ho visto che andavi. Dai, Camper, dai, devi frenare sulla rampetta. Appena arrivi a cannone. Arrivi a cannone. 6 secondi, andata. Grazie, grazie per aver fatto completare la gara. Quello più facile, Andre. Cioè, vabbè, assurdo. Non ho parole. Più facile. Cioè, il buco più facile non è riuscito a farlo. Ragazzi, ringrazio Storm e Jumpy per essere passati e niente, ci vediamo alla prossima, ciao! Alla prossima, ragazzi, quando volete vi insegno a giocare a GTA, arrivederci a tutti quanti.